One Podcast. Allora ragazzi, la rubrica sugli Ig Nobel ci mancava troppo, quindi abbiamo deciso di fare una piccolissima appendice raccontandovi un premio che ci siamo lasciati per una puntata a parte. E oggi parliamo di capelli verdi in Svezia. Lui è Emilio Silvestri. Lui è Francesco Martinelli. Sigla! Oh, abbiamo parlato degli Ig Nobel per la chimica nella puntata 289, abbiamo volutamente lasciato il premio che vi stiamo per raccontare perché comunque c'è anche quella sezione del quella volta, no? Di miti da sfatare. E infatti oggi vi raccontiamo di quella volta che in una cittadina della Svezia i capelli delle persone hanno cominciato a diventare verdi. È un mistero che poi è stato svelato e premiato appunto con l'Ig Nobel e che oggi vi raccontiamo dal principio, così facciamo l'excursus storico e siamo contenti. Esatto, allora questa storia è folle. Perché questo premio è stato assegnato a Johan Peterson appunto per aver risolto questo mistero. Allora, qual era questo mistero? Praticamente una mattina alcuni degli abitanti di Anderslov in Svezia si svegliarono con i capelli verdi. Tutto questo nel 2012. Era anche recentemente, sembrava di quelle storie di chissà quanti anni fa, invece no. Sì. All'inizio tutti, penso, diedero la colpa allo shampoo. Tipo tu, cioè mi immagino il maschio medio che fa, lo sapevo che dovevo continuare a lavarmi con il detersivo dei piatti e invece ho comprato lo shampoo e ora c'ho i capelli verdi. Sì, però mi sembra anche un po' strano. No, infatti il discorso non stava in piedi perché comunque tutti usavano diversi shampoo, quindi alla fine non è che vendeva una sola marca di shampoo in tutta la città. Poi diciamo la ricetta per fare uno shampoo è molto semplice, se non è lo shampoo è l'acqua. E infatti qui interviene per la prima volta il nostro ingegnere ambientale Johan Peterson. Che fa? Va a casa di una di queste persone e dice: vabbè raga, easy, prendo un campione d'acqua, ma già immagino che sarà il rame, perché appunto quando si ossida fa quella patina verde. Okay. E quindi gli fa: al 99% sarà questo. Vabbè, lui tutto tranquillo, va nel suo laboratorio, analizza, pensando già di aver trovato la risposta. Sì. Solo che analizzandola si rende conto che i livelli di rame sono normalmissimi. Okay. Quindi non è il rame. Cos'è? Non è lo shampoo, non è l'acqua, che cavolo è la tinta, è la mia testa, è la testa delle persone che all'improvviso ha rilasciato oppure pigmenti. Oppure qualcuno che durante la notte era andato a fare la tinta alle persone mentre dormivano, non lo so. Chi lo sa. Allora, fatto sta che il caso diventa una cosa grossa, cioè la gente effettivamente non capisce quale sia il problema, perché tutti dicono: ma scusa, se non è quello, non è quello. E questa cosa continua nel corso dei giorni successivi? Diciamo che le persone smettono di farsi lo shampoo perché dicono magari una cosa dannosa, perché boh, che ne so, qualche sostanza misteriosa nell'acqua, boh, certo. Tutti, cioè mi immagino tutti disperati a Panico. Wall Street, tutte le azioni degli shampoo che crollano. Divenuti ad Anderslov in Svezia, vabbè. Vabbè, ve la faccio breve, fatto sta che alla fine Peterson decide di ripercorrere la strada, tipo quando perdi le chiavi, sai che dici: oddio, ma dove le ho perse? Faccio la strada al contrario. Giusto. Parto da qui e vado in dialogo, sono in bagno, poi in camera, poi in sala. Sì. Quindi va a casa di una delle persone con i capelli verdi, quindi stile disgusto di Inside Out, e ripercorre tutta la strada al contrario da quel fatidico giorno. Quindi, che ne so, mi alzo dal letto, faccio colazione, vado in doccia, acqua bollente, shampoo, ok. Raccoglie quindi di nuovo il campione, però questa volta di prima mattina e con l'acqua bollente. Perché dice: oh, io faccio le cose fatte per bene, come le avete fatte voi, vediamo che succede. Giusto. Fatto sta che lo riporta nel suo laboratorio, lo analizza e vede che i livelli di rame sono 4 volte più alti del normale. Però con l'acqua bollente. Acqua bollente di prima mattina. Dice: ah, ok, allora poi da qui fare 2 più 2 è abbastanza facile, perché si è scoperto che era un problema comune solo alle tubature delle case di nuova costruzione. Quindi evidentemente la ditta che aveva costruito quelle case aveva montato delle fondamenta non proprio a norma, credo, perché comunque a contatto con l'acqua bollente rilasciavano quantità di rame molto alte. Ok, quindi erano tutti i proprietari di case di nuova costruzione che si facevano la doccia bollente di prima mattina. Esatto, perché sia il calore delle tubature sia l'acqua stagnante. Certo. Quindi di prima mattina avevi proprio la concentrazione massima di rame. Ok. Quindi tutti i biondi che abitavano in case di nuova costruzione la mattina si facevano capelli verdi. Con l'acqua bollente, la mattina si ritrovavano con i capelli verdi. Quindi quella che ora per noi può sembrare una cosa stupida, nel 2012 fu un caso risolto in modo abbastanza plateale, perché nessuno capiva e alla fine lui ha capito. E a questo punto la comunità scientifica fu talmente colpita da questa perseveranza di Johan Peterson, che non riusciva a capire e poi c'è riuscito, che decide di assegnargli il premio Ig Nobel. Il bello è che Peterson va alla premiazione tingendosi la barba di verde. Certo. E un'altra cosa divertente che ha fatto è stata dire: allora raga, io sono abbastanza sicuro che queste tubature siano montate anche in Germania,
Però in Svezia abbiamo tante persone con i capelli biondi, quindi noi ce ne siamo accorti. Ma in Germania io sono sicuro che sta succedendo la stessa cosa, ma non se ne stanno accorgendo perché ci sono molte più persone con i capelli scuri. E quindi se ne accorgono meno persone, c'è una sparuta eccezione di persone che magari 5 che dicono: oh, i capelli verdi. Ma magari chiamano l'idraulico e dice: sostituiscimi il tubo, Quindi lo fanno persona per persona, quando in realtà è un problema diffuso e generalizzato, esatto, e tra loro non si parlano. Non è il caso nazionale perché non c'è una... Certo. Una cosa di fondo che li unisce. Uno zoccolo duro di persone esatto, con i capelli verdi. Magari succede in tutto il mondo e non lo sappiamo. Può essere. Aiuto, può essere. Questo devo stare molto attento su questa cosa. Sì, che poi non succede niente. Cioè, Però riflettevo su questa cosa e dicevo: vedi che quando chiesero a Mogol che cosa significasse la frase "non piangere salame, dai capelli verde rame", lui all'epoca rispose: scusate, io intendevo rosso, ho sbagliato. Cioè lui voleva scrivere rosso rame nel testo della canzone "Pur mi sono scordato di te". E invece in questo caso, se gli raccontiamo sta cosa, lui dice: esatto, vedi che potrebbe essere dedicato agli abitanti di Anderslov in Svezia. E voi, mentre chiamate Mogol per chiedergli di seguire il podcast, noi torniamo domani con Miti da Sfatare. Ciao! Miti da Sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri, che è lui, e Francesco Martinelli, che sono io, curato da Alessandra Bruno. E d'altronde chi non vorrebbe essere curato da Alessandra Bruno? Montaggio Simone Girasole. E d'altronde chi non vorrebbe essere... No, vabbè, vabbè, vabbè. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Su Gabriele non hai niente da dirmi? No, non è che bisogna per forza ogni volta fare i simpatici. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.